di maggioranza e opposizione, intervenire e dire con chiarezza cosa andava fatto. E ho visto il Consiglio dei Ministri riunirsi e dichiarare quello che ha dichiarato. Ma qual è il punto? Non è che i sardi sono meglio di noi, il punto è che la politica continua a cavalcare l'emozione della gente. L'ultima alluvione è sempre quella che va coccolata, poi il resto passa tutto in canzone. I sardi devono sapere, come sappiamo noi, che quando il fango si sarà rinseccato, caro sindaco, e come sai, molto probabilmente rimarranno debiti, cambiali, usurai, sciacalli e nessuna risposta. Questa è la cosa drammatica. Allora noi dobbiamo reagire su due piani. Come lucani e pugliesi, insieme, comunità e sindaci, dobbiamo pretendere le risposte alla nostra alluvione. E abbiamo fatto una mobilitazione il giorno 14, il giorno 14 sera, insieme ai sindaci presenti, abbiamo deciso di convocarci entro 15, massimo 20 giorni. Il 2 di dicembre ci dobbiamo riconvocare in assemblea, sindaci del territorio e cittadini, se non avremo avuto le stesse risposte, non le stesse risposte degli altri, quelle di cui abbiamo diritto, noi il 2 di dicembre dobbiamo decidere la risposta. Non sarà più il tempo di parlare davanti alle telecamere e di fare le passeggiate. Dobbiamo saper reagire con forza, ognuno per la propria parte, chi sta nelle istituzioni facendo l'istituzione, i cittadini sapendo come va, come bisogna far valere i nostri diritti con la mobilitazione, perché non ci sono alternative. Allora questo è il terreno, è un'occasione persa. Noi avremmo voluto stasera, avevamo concordato una scaletta con i giornalisti e con il regista, dovevo parlare io, ho detto quello che ho detto, poi dovevano intervenire tre imprenditori, doveva intervenire il sindaco, dovevamo dire alcune cose molto precise, ci doveva essere il servizio di due minuti che era stato montato, avremmo detto la nostra. Da Roma, non decidono i giornalisti di qua, da Roma hanno tagliato, il segnale che arriva ancora una volta da Roma è quello delle passerelle e non è quello di ascoltare la voce dei cittadini e dei territori. Invito il sindaco, l'amministrazione di Pisticci, esattamente con tutte le altre amministrazioni, sentiamoci in questi giorni, costruiamo insieme l'iniziativa del 2 dicembre, tutti insieme per decidere come reagire al fatto che non ci ascoltano e non ci danno risposte. L'ultima cosa voglio dirvi, guardate, qui c'è un sacco di gente che ha avuto i danni e c'è un sacco di gente che danni non ne ha avuto, ma danni ne avrà, ne potrà avere. Questa è la cosa drammatica. Questo territorio deve reagire insieme, perché come 10 anni fa abbiamo saputo vincere la battaglia contro le scorie, dobbiamo oggi vincere la battaglia per la messa in sicurezza del territorio, altrimenti i sindaci, gli investimenti, le comunità in questo territorio è meglio che non siamo, perché le alluvioni saranno sempre di più la norma nel prossimo periodo, con il cambio del clima e con un territorio devastato, con le opere sul territorio fatte male e con la manutenzione che non si fa. Quindi reagire tutti insieme. Io do appuntamento e sono sicuro che saremo insieme. Il sindaco di Pisticci sarà uno di quelli che più promuoveranno il terreno dell'iniziativa. Il 2 dicembre sindaci del territorio, Ginosino, Materano, tutti insieme e cittadini per decidere insieme la risposta. Grazie.